Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su SnowRunner, ragazzi. Allora, continuiamo la serie, portiamo avanti un po' di episodi. E come potete vedere, mi trovo in tutt'altra parte, diciamo, della mappa. E sono in Alaska e guardate cosa c'è dietro di me. L'Hammer, c'è l'Hammer affondato, l'Hammer H2. Sono riuscito off camera ad arrivare qui tranquillamente col Chevrolet. E senza nessun, diciamo, piccoli problemini ma risolvibili. Vedo che il mio amico qua dentro sta dormendo, ma che sia il caso di mettersi subito in moto. Giusto, però, forse, ecco qua. Forse sarebbe il caso di agganciarlo. Allora, accendi il motore sul camion. Non posso in nessun modo salirci. Vediamo se sì, come maniera voglio, con la sua trazione, diciamo, riesco a andarmene da qui. Cerchiamo di uscire e di portarlo in officina, perché in teoria questo dovrebbe essere mio, in teoria, da quello che ricordo. Come sempre ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, pollicioni in su dei milioni like, commentate, condividete e giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. E vedo che facciamo fatica, però ho cambiato le gomme al pick up qua, va un pochino meglio, non sono adatte per questo territorio, ma a me interessa solo recuperare l'Hammer e andarmene, in modo da portarlo sull'altra mappa e proseguire l'ampliamento, diciamo, le ricerche di mezzi e cosetta varia. Adesso non so quanta benza ci sia, ma almeno spero ne sia a sufficienza per uscire da sta stradina che sta ormai rompendo gli marones. È molto complessa la cosa, eh. Ma scusa un attimo. Per fortuna lui spinge, però se dovessi uscire per agganciarmi con un vericello è la fine. Più devo stare attento anche al carburante. Ma vediamo se riesco un po' ad andare avanti io. Puoi tirare la belva lì. Se riesco a tirar fuori lui e un po' io. Ok, così va bene. Ora non ho minimamente controllato dove devo portarlo, però presumo che uscire da qui sia l'obiettivo minimo per oggi, perché già aver recuperato sto mezzo qua al secondo gameplay, veramente. Ma cerchiamo di avvicinarlo il più possibile, perché sennò dai 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 che in due magari riusciamo a cavarcela. C'è un po' di faticaccia. Siamo troppo lontani. Vai, vediamo se riusciamo a tirarlo più avanti. Questo sì che è tosto, perché non ci sono alberi e sono passato. Di qua, vediamo se ce la facciamo. Dai, che forse ce la facciamo. Ma vieni. Ma devo andare là. Adesso vado a vedere, però. Prima passiamo qua. Finché regge. Beh, non è che più avanti sia molto più gradevole. Vediamo se riesco a tirarlo avanti prima, però. Riprendiamo perché ormai si sta facendo anche buio. Ah, avevo detto che controllavo dove cazzo devo andare. Ah, ma il garage devo andare allora. Non c'è problema. Siamo in strada. Il problema è un altro però adesso. Proviamo a spegnere il motore col picchio.
Siamo in strada ancora. Mazza quanta strada. Ce ne vuole ancora. Dai, speriamo che l'hammer non finisca la benzina, perché se finisce il carburante sono davvero nei guai. Ma anche il mio sta finendo il carburante comunque, eh. Ecco, spegni, dai, vai. Garage. Allora, qual è il problema? Che io non ho sbloccato questa parte di mappa, nel senso che non ho tolto, vedete lì, perché da furbo sono passato qua sotto io. Vabbè, ora io ci sono passato, ma l'hammer ci passa. Se l'hammer non ci passa, son che Piteroni. No, no, ci passa, è come se ci passa. Solo che volevo prenderla un po' più stretta e non così larga. Vediamo se ce la facciamo ad uscire. Sì, dai, lasciamo lì l'hammer un attimo. Che tanto in un secondo lo agganciamo. Esatto. Oh, ma vieni. Operazione Hammer. Oh, e non ci ho messo neanche tanto, eh. Non ci ho messo neppure tanto. Bene. Che tempaccio che c'è qua comunque. Che tempaccio. Retros. E avantes. Dai. Eccolo. Eccolo. Uè, nuovo camions. Eccellente. Vediamo se me lo lascia prendere. Cambio camion, hammer, eccellente, eccolo qua. Bene. Portiamo dentro, ragazzi. Eccellente. Allora, recuperiamo anche l'hammers. Le Chevrolet, volevo dire. E anche questo lo portiamo in garage. Allora, questo dobbiamo mantenerlo e poi questo dobbiamo mantenere, mappa globale e andiamo in Michigan a Black River. Eccellente. Allora, avevamo perché non c'è l'Hammers? Ah, perché no. Ok. Eccoli qua. Allora, possiamo fare anche personalizza, però non abbiamo molti soldini. E comunque, vabbè, ci buttiamo su ste gomme qua, l'hammer. Ma queste non posso venderle. Boh. Non ho capito prima perché me le ha fatte. Ah, queste installa. Vabbè, teniamo queste che sembrano eccellenti. No, aspetta, 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 aspetta. Queste le rivendo allora. Che palle, no? Questo costa troppo. Alaska, vabbè, per il momento. Ruota di scorta, componenti telaio, rifornimenti, riparazione. Sì, io ce li metterei un po' di punti. Poi, questo l'ho già visto io. Questo. Vabbè, monta già il motore performante. Le sospensioni non c'è una matta. Gli montiamo una mazza, non vanno bene. Il traino non c'è. Il blocco non c'è. La ruota di scorta non mi serve. La presa d'aria non mi serve. Trazione posteriore c'è già. Componenti telaio non mi servono. Questo,
cambios, sospensioni, pneumatici non c'è una mazza, il traino pure, il blocco non c'è, la ruota non c'è, la presa d'aria non mi serve, la trazione innestabile, trazione posteriore, fammelo provare. Ok, blocco differenziale. Ah, ok, recupera, per cui è questa quella giusta, installa, eccellente. Ah sì, eccolo qua, bloccabile kit, che non è il kit che conosciamo noi. Se io faccio esci dal garage con questo, ma l'altro è più performante oppure no? Rimorchio con telone. Rimorchio con telone. Vabbè, tanto ce l'abbiamo qua. Dobbiamo andare in fattoria. Allora, dobbiamo portare questo rimorchio. Sì, lo so che ho scoperto un nuovo rimorchio. Collega rimorchio. Forse un cassoncino ci sarebbe stato utile. A parte che è la tenebra, cioè ci sono le tenebre fuori. Allora, per andare in fattoria, che non è la farmacia, andiamoci dentro e andiamo per di qua. Non dovrebbe essere così difficile questa missione, perché in teoria siamo quasi arrivati anche. Certo che se giri porca la puzzola, ti pareva. Girare fa schifo sta map su sto camion. Avanti, avanti, avanti sempre, avanti sempre, che qua andiamo a rilento, Allora, dov'è che devo girare? Io girerei già qua. Eccellente. Eccellente. Accetta. No, carica, no, per piacere. Fammi vedere la mappa. Questa sì che è tosta, mi sa, Mattoni, assi e longarin da portare al magazzino? No, da alla fattoria. Ah, vabbè. Ah, perché mi segna un po' di cosette. Ma a sto punto questo lo recupero. E andiamo fuori. Andiamo a farci un giro con questa, visto che l'abbiamo presa. Io direi di andare ad esplorare un po' la mappa, visto che sta sorgendo anche il sole, fortunatamente. Allora, devo andare di qua. Vorrei andare di là, però non vorrei capitare in una zona bloccata. Vediamo un attimo come se la cava l'Hammer. Penso che da qualche parte sì. Qua è brutta, Però so che stando sulla destra riusciamo ad evitare la palude e a raggiungere punti migliori. Adesso devo andare su di qua. Questa è sempre stata una salita con i controfiocchi. Ma devo andare a sinistra. Ok, non è un problema. Sì, con sto mezzo qua sicuramente non abbiamo problemi ad esplorare la mappa. Eccola là, la torre. Bom, bom, bom. Qua c'è un contrattino. Re della collina, ma non importa. Che stecca. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Dai che ci siamo. Tagliamo. Proviamoci, dai. Forse è una bella idea
Si vede che ha potenza da vendere. Piano. Piano. Fermi qua. Bene. Ponte di montagna. Ah, abbiamo scoperto un bel po' di cosette. Ma non è che questo sia tanto. Può essere che qua sia chiuso. Vorrei andare a sbloccare anche un nuovo punto. Vediamo, casomai torniamo indietro. Blocco stradale. Non se possiamo passare oppure è bloccato. Che colpo agli occhi. Che botte da orbi. Niente, senza il 4x4 effettivamente è più. Sembra che possiamo raggiungerlo. Casomai tagliamo per campi. Questo è l'ultimo che devo scoprire per oggi. Io ragazzi, come sempre, vi ricordo, prima di concludere il gameplay, di iscrivervi al canale, mi raccomando, per supportare i video e le serie che sto facendo, e vi ringrazio. Pollicioni in su, 2 milioni like, commentate, condividete. E giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. Forse l'abbiamo presa troppo di punta, però ce l'abbiamo fatta. Ha ricevuto una promozione livello 3, eccellente. Perfetto. Bene ragazzi, io per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia. Abbiamo recuperato l'hammer, l'abbiamo usata, abbiamo fatto una missioncina. Insomma, cerchiamo di andare avanti così, che come sempre ce n'è da fare su questo gioco. Io vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia, vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti e grazie e alla prossima. Ciao ciao!